La celebrazione dei 150 anni della provincia di Milano è un'occasione per ripercorrere la storia del nostro territorio e del paese. Queste immagini ci riportano ad un passato nel quale il ruolo dell'ente era diverso, come diversi erano i problemi da affrontare: analfabetismo, tutela dell'infanzia e della salute pubblica, realizzazione di ponti, strade, acquedotti ed il grande progetto dell'idroscalo. Una delle opere provinciali più importanti fu la costruzione dell'idroscalo, sorto in seguito ad una legge del 1927. La legge imponeva alle province di costruire nelle maggiori città italiane campi di manovra per idrovolanti. Il materiale, scavato dall'impresa Lucchini Cave Draghe, servì alla costruzione dell'intera zona di Città Studi. Il progetto iniziale prevedeva 2.475 metri di lunghezza, 150-200 metri di larghezza, una superficie di 600.000 metri cubi e uno scavo di oltre 2 milioni di metri cubi. Il volume di acqua doveva essere di quasi 1 milione di metri cubi. Esso era assicurato grazie a due scarichi dotati di paratie. La certezza del ricambio era assicurata dalle acque del Naviglio della Martesana. Nella sua veste di scalo per idrovolanti, il bacino venne inaugurato il 28 ottobre del 1930, anniversario della marcia su Roma. Dopo l'inaugurazione ufficiale, si pensò subito a modificarne l'utilizzo con attività sportive. Nel 1934 si ebbe la prima manifestazione sportiva ufficiale della Federazione Canottaggio, con i littoriali del remo, e nello stesso anno si svolsero i campionati europei di canottaggio. Già dagli anni 30 i milanesi si impadroniscono dell'idroscalo. Comincia il noleggio di barche e sedie a sdraio. Il bacino diventa il mare di Milano. Oggi l'idroscalo è sede di manifestazioni sportive di livello mondiale, ma anche di grandi concerti e spettacoli, e continua ad essere uno dei luoghi più frequentati dai milanesi.